1. Sono un uomo ridicolo. Adesso dicono che sono matto. Sarebbe anche una promozione, magari, se non fosse che per loro sono rimasto ridicolo come prima. Adesso ormai non mi arrabbio più, adesso voglio bene a tutti. E anche quando ridono di me, li voglio ancora più bene. Riderei anch'io con loro, non di me, ma perché che gli voglio bene. Se non fosse che mi viene su una tristezza a guardarli, la tristezza dipende dal fatto che loro non sanno la verità, e invece io la so, la verità. Ma è dura essere l'unico che sa la verità. Ma loro questo non lo capiscono, no? Non lo capiscono. Ma prima mi angosciava molto il fatto di sembrare ridicolo, non di sembrarlo, di esserlo. Sono sempre stato ridicolo, e lo so, fin dalla nascita, forse. Forse quando avevo 7 anni già sapevo di essere ridicolo. Poi sono andato a scuola, poi all'università, e cos'è successo? Che più studiavo, più mi accorgevo di essere ridicolo. Tanto che per me tutta la mia cultura universitaria è come se fosse esistita alla fin fine, solo per dimostrare e chiarire a me stesso, man mano che mi ci inoltravo, che ero ridicolo. E come nella scienza, così anche nella vita. E ogni anno che passava cresceva e si rafforzava in me la coscienza del mio aspetto ridicolo da tutti i punti di vista. Di me hanno riso sempre e dovunque. Ma nessuno di loro sapeva, nessuno indovinava che se c'era un uomo sulla terra che più di ogni altro sapeva che io ero ridicolo, quello lì ero io. E quel che mi offendeva più di tutto era il fatto che loro non lo sapessero. Ma lì non era la colpa, era mia. Sono sempre stato così orgoglioso che guai al mondo se l'ho mai confessato a qualcuno. Questo orgoglio è cresciuto con gli anni e se mi fosse successo di confessare a qualcuno che ero ridicolo, ho l'impressione che subito, quella sera stessa, mi sarei fatto saltare il cervello con una rivoltella. Come ho sofferto nella mia adolescenza il pensiero che non mi sarei trattenuto ed un tratto, in un modo qualsiasi avrei vuotato un sacco con i miei compagni. Ma da quando sono diventato un giovanotto, sebbene riconoscessi ogni anno di più la mia terribile natura, chissà perché mi sono un po' tranquillizzato. E proprio perché non sono ancora riuscito a capirlo, il perché, forse nella mia anima è cresciuta una terribile angoscia per via di una circostanza che era infinitamente superiore a me, vale a dire il fatto di essermi convinto che di quel che succede al mondo, ovunque, non me ne frega niente. Per molto tempo ne ho avuto il presentimento, ma la piena convinzione è comparsa nell'ultimo anno come d'un tratto. D'un tratto ho sentito che per me sarebbe stata assolutamente la stessa cosa che il mondo esistesse oppure che non ci fosse. Ho cominciato a sentire e a provare con tutto il mio essere che in mia presenza non c'era niente. All'inizio mi sembrava sempre che ci fosse stato molto prima, poi ho intuito che anche prima non c'era niente. Sembrava solo, chissà perché. E, pian piano, mi sono convinto che non ci sarebbe mai stato niente. Allora ad un tratto ho smesso di arrabbiarmi con la gente, e avevo quasi smesso anche di vederlo. E veramente, questo veniva fuori anche nelle più piccole stupidaggini. Io, per esempio, capitava, andavo per strada e urtavo la gente. E non che fossi soprapensiero. Cosa dovevo pensare? Era un periodo che avevo smesso di pensare. Non me ne fregava niente. Se avessi risolto i miei problemi, almeno... Oh, non ne avevo risolto neanche uno. E quanti ne avevo? Ma non me ne fregava niente. I problemi si allontanavano. E poi dopo, un tratto, ho saputo la verità. La verità l'ho saputa lo scorso novembre, precisamente il 3 di novembre. E da quel momento ricordo tutto quello che mi è successo. È successo in una sera cupa. La sera più cupa che si possa immaginare. Tornavo a casa allora, dopo le 10 di sera, e pensavo proprio, mi ricordo, che non poteva esserci una stagione più cupa, anche dal punto di vista fisico. Aveva piovuto tutto il giorno, era la pioggia più cupa e fredda, una pioggia perfino terribile, me lo ricordo, in aperta ostilità all'uomo. Poi d'un tratto, alle 10, aveva smesso. E si era sentita un'umidità orribile, più umido e più freddo di quando pioveva, e da tutto aveva cominciato a venire una specie di vapore da ogni pietra della strada e da ogni vicolo, se si guardava con maggiore attenzione. In un tratto mi ero immaginato che se avessero spento il gas sarebbe stato più piacevole, invece col gas il cuore era più triste perché il gas illuminava tutto.
Io quel giorno non avevo quasi mangiato, avevo passato la serata da un ingegnere, da lui c'erano anche due suoi conoscenti. Avevo taciuto tutto il tempo e probabilmente ero venuto loro a noia. Parlava di qualche argomento eccitante e in un tratto si erano perfino scaldati, ma non gliene fregava niente, si vedeva. E si erano scaldati così. Io in un tratto gli avevo detto, signori, a voi però ve lo dico, non me ne frega niente. Non si erano offesi, si erano messi invece a prendermi in giro, perché io l'avevo detto senza nessun riprovero, ma solo così, perché non me ne fregava niente. Loro avevano visto che non me ne fregava niente, la cosa li aveva divertiti. Quando per strada avevo pensato al gas, ho guardato il cielo era terribilmente buio, ma si poteva chiaramente distinguere le nubi squarciate, tra di loro delle macchie nere senza fondo. In una di queste macchie avevo notato una stellina e mi ero messo a guardarla fisso. Questo per via del fatto che quella stellina mi aveva fatto venire un'idea. Quella notte avevo deciso di uccidermi. L'avevo già deciso, senza ombra di dubbio, 2 mesi prima. E per quanto fossi povero, avevo comprato una magnifica rivoltella e il giorno che l'avevo comprata l'avevo caricata. Ma erano già passati 2 mesi e era ancora nella scatola. Non me ne fregava talmente niente che avrei voluto, alla fine, trovare un momento in cui me ne fosse fregato qualcosa, chissà perché. E a questo modo, in questi 2 mesi, ogni notte, tornando a casa, pensavo che mi sarei sparato. Aspettavo sempre il momento. E ecco, quella stellina mi ha dato l'idea e avevo deciso che sarebbe successo immancabilmente quella notte. E perché la stellina mi avesse dato l'idea, non lo so. Ed ecco che mentre guardavo al cielo, mi aveva preso per un gomito, in un tratto, una ragazzina. La strada era già vuota, c'era quasi nessuno. In lontananza dormiva su un calesse un cocchiere. La ragazzina avrà avuto 8 anni, aveva un fazzoletto in testa e un vestitino, era tutta bagnata. Mi sono rimaste impresse soprattutto le sue scarpe rotte, tutte bagnate. Le ricordo ancora adesso. Mi aveva colpito in modo particolare. Aveva cominciato a tirarmi per un gomito e a chiamare. Non piangeva, ma era come se gridasse, staccando le sillabe, una qualche parola che non riusciva a pronunciare bene perché era scossa in tutto il corpo da un leggero tremore che dipendeva dai brividi. Era per qualche motivo terrorizzata e gridava disperata, «Mammina, mammina!» Avevo voltato la faccia verso di lei, ma non avevo detto una parola e avevo continuato a camminare. Mentre lei correva e mi tirava, nella sua voce risuonava quel tono che molti bambini spaventati significa disperazione. Conoscevo questo tono. Anche se lei non aveva detto una parola, avevo capito che sua mamma da qualche parte stava morendo. O che le era successo qualcosa e lei era corsa a chiamare qualcuno a cercare un aiuto per la mamma. Ma io non l'avevo seguita e al contrario, mi era venuto in un tratto l'idea di cacciarla. Subito le avevo detto di cercare una guardia. Lei da un tratto ha alzato le braccine e arrossendo, soffocando, continuava a corrermi di fianco e non mi lasciava. Allora io avevo battuto il piede e avevo gridato. Lei aveva gridato solo, signore, signore. Ad un tratto si era staccata da me e aveva attraversato correndo la strada, era apparso di là un passante, lei. Evidentemente si era gettata da me su di lui. Ero salito al mio quarto piano, ho una camera in affitto. La mia camera è povera e piccola, come finestra ho un abbaino a semicerchio. Ho un divano di tela, un tavolo sul quale ci sono dei libri, 2 sedie e una vecchia, vecchissima poltrona, anche se alla Voltaire. Ero seduto, ho acceso la candela e mi ero messo a pensare. Vicino, in un'altra stanza, dietro un tramezzo, c'era un gran baccano. Erano 3 giorni che continuava. Ci abitava un capitano a riposo, aveva degli ospiti, 6 borghesi che bevevano vodka e giocavano d'azzardo con delle carte vecchie. La notte prima c'era stato un litigio, mi so che 2 di loro si erano tirati a lungo l'un l'altro i capelli. La padrona di casa avrebbe voluto lamentarsi, ma aveva paura, una paura terribile del capitano. Gli altri inquilini c'era solo una signora bassa e magra, moglie di un ufficiale, con 3 bambini piccoli che si erano ammalati appena arrivati da noi. E sia lei che i bambini avevano paura davanti al capitano, tutta la notte tremavano e si facevano segno della croce. E il bambino più piccolo, per la paura, aveva avuto un attacco di un qualche
Questo capitano, lo sapevo per certo, delle volte fermava i passanti sulla prospettiva Agneschi e chiedeva l'elemosina. In servizio non lo rivolevano, ma stranamente, per questo che lo racconto, per l'intero mese che aveva abitato da noi non mi aveva mai fatto venire il nervoso. Avevo naturalmente evitato di avere rapporti con lui fin dall'inizio e del resto lui si era annoiato con me fin da subito. Ma per quanto gridassero oltre il tramezzo, per quanto fossero a me comunque, e per quanti fossero a me comunque, non me ne fregava niente. Stavo lì seduto tutta la notte, davvero, non li sentivo neanche, me li dimenticavo proprio. Io del resto non dormivo mai, fino all'alba, già da un anno oramai. Stavo seduto al tavolo tutta la notte sulla poltrona e non facevo niente. I libri li leggevo solo di giorno. Stavo seduto e non pensavo neanche. Stavo così, lasciavo vagare i pensieri, lasciavo liberi. La candela in una notte bruciava tutta. Ero seduto al tavolo in silenzio, ho tirato fuori la pistola e me l'ero appoggiata davanti. Quando l'ho appoggiata, mi ricordo, me l'ho chiesto così e mi ero risposto in senso assolutamente affermativo, così. Vale a dire che mi sarei sparato. Sapevo che mi sarei sparato quella notte, ma quanto tempo sarei rimasto ancora seduto al tavolo non lo sapevo. E mi sarei sparato di sicuro se non ci fosse stata quella ragazzina. 2. Vedete, anche se non me ne fregava niente, il dolore, per esempio, lo sentivo. Se qualcuno mi avesse colpito, avrei sentito dolore. La stessa cosa dal punto di vista morale. Se fosse successo qualcosa che faceva compassione, avrei avuto compassione come quando ancora me ne fregava qualcosa. Avevo avuto compassione allora per strada. Un bambino l'avrei sicuramente aiutato. Perché non avevo aiutato la ragazzina? Per un'idea che mi era venuta in quel momento. Quando mi teneva e mi chiamava, in quel momento mi si era presentato un problema e non ero stato capace di risolverlo. Era un problema ozioso. Ma mi aveva comunque fatto venire il nervoso. Mi era venuto il nervoso per via della deduzione che se avevo deciso di farla finita quella stessa notte, allora, di conseguenza adesso, di tutto, me ne sarebbe dovuto fregare meno di sempre. Allora perché ad un tratto avevo sentito che me ne fregava qualcosa e che avevo compassione di quella ragazzina? Mi ricordo che mi faceva molta compassione. Sentivo perfino un dolore stranissimo e quasi inverosimile nella mia condizione. Veramente non sono capace di rendere meglio la sensazione fugace che avevo provato in quel momento. Ma era una sensazione che era continuata anche a casa. Quando mi ero seduto al tavolo ero molto arrabbiato, come non ero stato da tempo. Continuavo a pensarci. Era chiaro che se ero ancora un uomo e non uno zero, fino a quando non fossi stato uno zero sarei stato vivo e di conseguenza avrei potuto soffrire, arrabbiarmi, avere vergogna per le mie azioni, seppure. Ma se avevo deciso di uccidermi, faccio per dire 2 ore dopo, cosa me ne poteva fregare della ragazzina, della vergogna e di qualsiasi altra cosa al mondo? Sarei diventato uno zero assoluto. E davvero la coscienza del fatto che io adesso non sarei esistito per niente e di conseguenza niente sarebbe esistito, non aveva potuto avere la minima influenza né sulla compassione per la ragazzina né sulla vergogna dopo la porcheria che avevo fatto. Era per quello che avevo battuto il piede, avevo gridato con voce selvaggia a quella povera ragazzina che non solo non ho compassione, ma faccio una porcheria disumana e adesso posso, perché tra 2 ore si spegnerà tutto. Ci credete? Io ne sono quasi convinto. Mi era sembrato che la vita e il mondo dipendessero da me. Si può dire perfino che era come se il mondo fosse fatto solo per me. Mi sarei sparato e il mondo non sarebbe più esistito, almeno per me. Per non parlare del fatto che forse effettivamente non ci sarebbe stato niente per nessuno dopo di me e tutto il mondo, appena si sarebbe spenta la mia coscienza, si sarebbe spento anche lui come un fantasma, come se fosse appartenuto solo alla mia coscienza. Sarebbe stato soppresso perché, forse, tutto questo mondo e tutti questi uomini ero sempre solo io. Mi ricordo che, sedendo e ragionando, tutti i problemi che si affollavano intorno a me, uno dopo l'altro, li avevo rivoltati dall'altro lato e ne avevo trovato fuori uno completamente nuovo. Per esempio, mi si era presentato ad un tratto uno strano ragionamento. Se io fossi vissuto prima sulla Luna o su Marte,
avessi compiuto l'azione più vergognosa e indecente che si può immaginare, e fossi stato là così oltraggiato e disonorato, come è possibile sentirsi e immaginarsi solo delle volte in sogno, in un incubo forse, e se, svegliandomi poi sulla terra, io avessi continuato ad avere coscienza di quello che avevo fatto nell'altro pianeta, e a parte quello, avessi saputo che là, ormai, io non sarei mai più tornato. Ecco, guardando dalla terra alla luna, me ne sarebbe fregato qualcosa oppure no? Avrei avuto vergogna per quell'azione oppure no? Erano problemi oziosi e superflui, perché la rivoltella era lì davanti a me e io avevo, con tutto il mio essere, io sapevo con tutto il mio essere che quella cosa sarebbe successa davvero, ma erano problemi che mi agitavano e che mi facevano imbestialire. Io ormai era come se non potessi morire senza aver prima risolto la cosa. In breve, quella ragazzina mi ha salvato perché io, per via dei problemi da risolvere, avevo rimandato la rivoltellata. Tanto anche dal capitano le cose si erano calmate, avevano finito di giocare a carte, si preparavano ad andare a dormire e brontolavano e litigavano pigramente. E anch'io ad un tratto mi ero addormentato, cosa che non mi era mai successa prima, al tavolo, seduto in poltrona. Mi ero addormentato senza rendermene conto. I sogni, come si sa, sono una cosa straordinariamente strana. Uno si presenta con una chiarezza spaventosa, con dei dettagli così particolareggiati da orologiaio. In un altro si salta, quasi senza accorgersene, nel tempo e nello spazio, per esempio. I sogni evidentemente degenerano non la ragione, ma il desiderio, non la testa, ma il cuore. Ma intanto che cose astute infila, delle volte, la mia ragione nei sogni. Mio fratello, per esempio, era morto 5 anni prima. Delle volte compariva nei miei sogni, prendeva parte ai miei affari, eravamo tutti e due molto interessati. Nel frattempo io sapevo perfettamente, per tutta la durata del sogno, sapevo e mi ricordavo che mio fratello era morto e sepolto. Come mai non mi meravigliavo del fatto che, benché fosse morto, fosse lì di fianco a me e trafficasse insieme a me? Perché la mia ragione ammetteva perfettamente questa cosa? Ma basta. Racconto il mio sogno. Sì, ho fatto allora quel sogno, il mio sogno del 3 novembre. Dopo mi avrebbero provocato dicendo che era stato solo un sogno, ma non era lo stesso se fosse stato solo un sogno oppure no, se questo sogno mi aveva annunciato la verità. Una volta che hai conosciuto la verità e l'hai vista, dopo sai che quella lì è la verità. E che un'altra non c'è, non può esserci, che tu dorma o che tu viva. Beh, d'accordo, era un sogno, d'accordo. Ma questa vita che voi tanto esaltate, io volevo spegnerla con il suicidio e il mio sogno, mi ha annunciato una vita nuova, grande, rinnovata, forte. Ascoltate. 3. Ho detto che mi ero addormentato senza accorgermene e quasi come continuando a ragionare sugli stessi argomenti. Un tanto mi ero sognato che prendevo la rivoltella e, restando seduto, la puntavo dritta al cuore, non alla testa. Ho deciso prima di spararmi senz'altro in testa, e più precisamente alla tempia destra. Dopo aver puntato la pistola al petto, ho aspettato 1 o 2 secondi e la mia candela, il tavolo e la parete davanti a me, un tratto si erano mossi e si erano messi a ondeggiare. Mi ero sbrigato a sparare. In sogno delle volte cadete dall'alto, vi tagliano la gola, vi picchiano, ma non provate mai dolore, a meno che non vi facciate davvero male da soli nel letto. Allora sentite dolore, e per il dolore quasi sempre vi svegliate. Così era andata anche nel mio sogno. Non avevo sentito dolore, ma avevo avuto l'impressione che per via dello sparo tutto in me si fosse scosso e tutto si fosse come spento e intorno si fosse fatto orribilmente buio. Ero come cieco e muto, e giacevo supino su qualcosa di duro, allungato, e non vedevo niente, non potevo fare il minimo movimento. Intorno a me camminavano e gridavano, il capitano parlava con voce di basso, la padrona di casa strillava, e poi ad un tratto un'altra interruzione, e già mi portavano in una bara chiusa. E io sentivo la bara che ondeggiava e ragionava, e ad un tratto mi aveva colpito l'idea che ero morto, completamente morto. Lo sapevo e non ne dubitavo, non vedevo niente, non mi muovevo e intanto sentivo e ragionavo. Ma presto mi ero conciliato con questa idea e, come succede di solito nei sogni, avevo accettato la realtà senza discutere. E mi avevano poi seppellito. Tutti se ne erano andati, ero rimasto solo, completamente solo.
non mi muovevo. Prima, quando mi ero immaginato da sveglio che mi avrebbero seppellito, collegavo sempre in sostanza all'idea della tomba le sole sensazioni di umidità e di freddo. E anche allora mi sembrava di aver molto freddo, soprattutto alle punte delle dita dei piedi, ma non sentivo altro. Giacevo e stranamente non mi aspettavo niente. Accettavo senza discussione l'idea che un morto non aspetta niente. Ma c'era umido. Non so quanto tempo era passato, se un'ora o qualche giorno, o pochi giorni, ma ecco che d'un tratto, nel mio occhio sinistro aperto, era caduta una goccia d'acqua che si era fatta strada attraverso il coperchio della bara, e dopo di lei, qualche minuto più tardi, un'altra goccia, e poi, qualche minuto più tardi, una terza, e così via, sempre qualche minuto più tardi. Una grande indignazione mi si era accesa d'un tratto nel cuore, e in lei avevo sentito d'un tratto un dolore fisico. La mia ferita, avevo pensato, la rivoltellata c'era pallottola. E la goccia gocciolava sempre, una al minuto, e dritta nel mio occhio aperto. E d'un tratto avevo invocato, non con la voce, che ero immobile, ma con tutto il mio essere, il Signore, per tutto quello che mi era capitato, chiunque tu sia, se ci sei, e se esiste qualcosa di più ragionevole di quel che succede in questo momento, permetti a questo qualcosa di essere qui. Se tu ti vendichi di me per il mio irragionevole suicidio con l'insensatezza e l'assurdità di un'ulteriore vita, allora sappi che mai qualsiasi tormento possa colpirmi è paragonabile al disprezzo che proverò in silenzio anche nel corso di milioni di anni di tormenti. Avevo fatto la mia invocazione e mi ero zittito. Per quasi un intero minuto era durato un profondo silenzio, era caduta perfino un'altra goccia. Ma io sapevo, senza dubbi e fermamente, che sarebbe cambiato tutto adesso e dopo, ad un tratto, si era spalancata la tomba. Cioè io non so se era stata aperta o scavata, so che ero stato pescato da un essere scuro a me sconosciuto e ci eravamo trovati nello spazio. E di colpo avevo riacquistato la vista, era una notte buia e mai, mai ancora c'era stato un buio del genere. Volavamo nello spazio già lontano dalla terra, non avevo chiesto niente a quello che mi portava, aspettavo e ero fiero di me. Mi convincevo di non aver paura e mi sentivo mancare per l'entusiasmo al pensiero di non aver paura. Non ricordo quanto tempo avevamo volato, non so immaginarlo. Succedeva tutto come succede in sogno, quando salti nello spazio, nel tempo e superi le leggi dell'esistenza e della ragione e ti fermi solo in quei punti in cui il cuore è fantastica. Mi ricordo che ad un tratto avevo visto nell'oscurità una stellina. È Sirio? Ho chiesto di colpo, non trattenendomi più, anche se mi ero detto che non avrei chiesto niente, no? E quella stellina che avevi visto tra le nuvole tornando a casa mi aveva risposto l'essere che mi portava. Sapevo che aveva un volto umano, umanoide. Stranamente non mi piaceva questo essere, sentivo perfino un grande disgusto, mi aspettavo a non essere assoluto e per questo mi ero sparato al cuore, adesso ero nelle mani di un essere che naturalmente non era umano, ma che era, esisteva. Allora c'è una vita oltre la morte, avevo pensato con la strana leggerezza del sogno, ma l'essenza del mio cuore era con me in tutta la sua profondità. E se si dovrà essere ancora, avevo pensato, e vivere ancora per una qualche insuperabile volontà, non voglio essere vinto e umiliato. Sai che ho paura di te e per questo mi disprezzi. Avevo detto d'un tratto alla mia guida, non reprimendo la domanda umiliante, che conteneva un riconoscimento e sentendo con una puntura di spillo la mia umiliazione nel cuore. Non aveva risposto alla mia domanda, ma io d'un tratto l'ho sentito che non mi disprezzava e che non rideva di me e che non mi si compativa neanche e che il nostro viaggio aveva una meta sconosciuta e segreta che riguardava me soltanto. La paura aumentava nel mio cuore, qualcosa di muto ma di tormentoso mi veniva dalla mia guida silente e era come se mi attraversasse. Volavamo in spazi bui e ignoti. Già da un po' avevo smesso di vedere costellazioni conosciute, sapevo che c'erano stelle negli spazi celesti la cui luce arrivava alla Terra dopo migliaia e milioni di anni. Forse avevo già attraversato questi spazi, aspettavo qualcosa, nell'angoscia terribile nel mio cuore tormentato, e in un tratto un sentimento conosciuto e molto piacevole
mi scosse. Avevo visto di colpo il mio sole. Sapevo che non poteva essere il nostro sole, che ha generato la nostra terra e che noi dal nostro sole eravamo a una distanza infinita, ma sapevo in qualche modo, con tutto il mio essere, che questo era veramente un sole identico al nostro, la sua ripetizione, il suo sosia. Un sentimento dolce, piacevole, cominciava a riempire il mio animo di entusiasmo. La forza familiare della luce, della stessa luce che mi aveva generato, riempiva il mio cuore e lo rigenerava. E ho sentito la vita, la stessa vita di prima, per la prima volta dopo la tomba. Ma se questo è il sole, se questo è proprio esattamente come il nostro sole, avevo gridato, dov'è la terra? E la mia guida mi aveva indicato una stellina che brillava nell'oscurità di una lucentezza smeraldina. Stavamo volando proprio lì. Ma davvero sono possibili queste ripetizioni nell'universo? È davvero così la legge di natura? E se quella là è la terra? Davvero come la nostra terra? Davvero proprio la stessa, così infelice, così povera, ma così cara e amata per sempre, e che fa nascere un amore tormentoso per sé, anche nei più ingrati dei suoi figli, come la nostra, davvero? Avevo gridato, scosso da un irrefrenabile, entusiastico amore per la madre terra di prima, la stessa che avevo abbandonato. L'immagine della povera ragazzina che avevo offeso era balenata davanti a me. Vedrai tutto, gli aveva risposto la mia guida, e una specie di tristezza aveva risuonato nelle sue parole. Ma ci avvicinavamo velocemente al pianeta. Cresceva a vista d'occhio, distinguevo già l'oceano, i contorni dell'Europa, ad un tratto uno strano sentimento di alta, sacra gelosia si era acceso nel mio cuore. Com'è possibile una ripetizione del genere? A cosa serve? Io voglio bene, io posso voler bene soltanto alla terra che ho lasciato, della quale ho lasciato gli spruzzi del mio sangue quando ingrato, con una rivoltellata al cuore ho spento la mia vita, ma non ho mai smesso di voler bene a quella terra, e perfino quella notte, lasciandola io forse, l'ho voluto bene più dolorosamente di prima. Ci sarà la sofferenza in questa nuova terra? Nella nostra terra noi possiamo voler bene solo con sofferenza e solo attraverso la sofferenza. In un altro modo non siamo capaci di voler bene, non conosciamo altri sentimenti. Io ho bisogno di sofferenza per voler bene. Io voglio, io bramo in questo momento di baciare, di bagnare di lacrime solo quella terra che ho lasciato. E non voglio, non accetto la vita da nessun'altra parte. Ma la mia guida mi ha già abbandonato. Ed un tratto, senza accorgermene minimamente, mi ero trovato su quest'altra terra la chiara luce del sole, incantevole, paradisiaca. Mi sembrava di essere su una di quelle isole che sulla nostra terra compongono l'arcipelago greco, o da qualche parte sul litorale continentale vicino a questo arcipelago. Oh, era tutto esattamente come da noi, ma sembrava splendesse ovunque, come in una festa, in un grande, sacro trionfo finalmente raggiunto. Un mare di smeraldo carezzevole batteva quieto le rive e le baciava mosso da un amore chiaro, evidente, quasi cosciente. Alti, bellissimi alberi si alzavano con tutto il lusso dei loro fiori e le loro infinite foglioline, ne sono convinto, mi davano un benvenuto con un leggero, carezzevole suono ed era come se pronunciassero delle parole d'amore. L'erba ardeva di chiari fiori profumati, gli uccelli in stormi volavano nell'aria senza avere paura, mi si posavano sulle spalle, sulle mani, mi mettevano allegria con le loro care alette inquiete. E, infine, avevo visto e conosciuto gli uomini di quella terra felice. Erano venuti da me loro stessi, mi hanno circondato, mi hanno baciato, figli del sole, figli del loro sole. Oh, com'erano belli. Non avevo mai visto sulla nostra terra uomini così belli. Forse solo nei nostri bambini, nei primi anni della loro crescita, si poteva trovare un lontano, debole riflesso di questa bellezza. Gli occhi di quegli uomini felici brillavano di un chiaro splendore. I loro volti splendevano di intelligenza e di una coscienza sviluppatasi fino alla tranquillità, ma quei volti erano contenti. Nelle parole e nelle voci di quegli uomini risuonava un'allegria infantile. Fin
dal primo sguardo che ho posato su quei volti ho capito tutto, tutto. Era una terra non profanata dal peccato originale, dove vivevano degli esseri senza peccato e vivevano in un paradiso come quello nel quale avevano vissuto, secondo le leggende comuni a tutta l'umanità, i nostri progenitori che avevano poi peccato, con la sola differenza del fatto che la terra qui era un unico, solo paradiso. Questi uomini ridevano con gioia, si stringevano intorno a me e mi accarezzavano. Mi avevano portato con loro e ciascuno di loro voleva tranquillizzarmi. Oh, non mi avevano chiesto niente, ma era come se sapessero già tutto, così mi sembrava, e volevano cavare il più presto possibile la sofferenza dal mio volto. Fosse stato pure soltanto un sogno, la sensazione dell'amore di questi uomini innocenti e bellissimi rimarrà in me nei secoli, e io sento che il loro amore si riversa su di me anche adesso da dare. Li ho visti, li ho conosciuti e mi sono convinto, ho voluto loro bene e dopo ho sofferto per loro. Oh, avevo capito subito, anche allora, che in molte cose non li capivo affatto. A me, come progressista russo e repellente pietroburghese, sembrava inconcepibile il fatto, per esempio, che loro, che sapevano così tanto, non avessero la nostra scienza. Ma ho capito presto che il loro sapere si era formato e nutrito di sentimenti diversi dai nostri sentimenti terrestri e che le loro aspirazioni erano completamente altre. Non volevano niente, erano tranquilli. Non aspiravano a conoscere la vita così come noi aspiriamo a conoscerla, perché la loro vita era piena, ma la loro conoscenza era più profonda e più vasta della nostra scienza. Dal momento che la nostra scienza cerca di spiegare che cos'è la vita, essa stessa aspira a conoscerla per insegnare agli altri a vivere. Loro sapevano anche senza la scienza come vivere, questo l'avevo capito, ma non ero riuscito a capire la loro conoscenza. Mi indicavano i loro alberi e non riuscivo a capire l'amore con il quale li guardavano. Era come se parlassero con esseri simili a loro. E sapete che forse non sbaglio se dico che ci parlavano? Sì? Avevano trovato la loro lingua e sono convinto che quelli li capissero. E allo stesso modo guardavano tutta la natura, gli animali che erano in pace con loro, non li assalivano e li amavano, vinti dal loro stesso amore. Mi dicavano le stelle e mi dicevano su di loro qualcosa che non riuscivo a capire, ma sono convinto che fossero in qualche modo in contatto con i corpi celesti, non solo con il pensiero, ma attraverso una via vera e propria. Quelle erano persone che non volevano che le capissi. Mi volevano bene anche se non le capivo, però io sapevo che non mi avrebbero mai capito e perciò non dicevo quasi niente nella nostra terra. Baciavo soltanto la terra sulla quale vivevano e le adoravo in silenzio. E loro vedevano che le adoravo e lasciavano che le adorassi senza vergognarsi del fatto che le adoravo. Perché anche loro amavano molto. Non soffrivano con me quando io a volte piangendo baciavo i loro piedi, sapendo con la gioia nel cuore la forza dell'amore con il quale mi avrebbero risposto. Delle volte mi chiedevo stupefatto come potevano non offendere mai uno come me, non suscitare mai in uno come me il sentimento della gelosia o dell'invidia. Mi sono chiesto molte volte come avessero potuto, come avevo potuto io, fanfarone e bugiardo, non parlare delle mie conoscenze, le quali loro naturalmente non avevano idea, come ho potuto non desiderare di stupirli anche magari solo per amore. Erano vivaci, allegri come bambini, vagavano per i loro bellissimi boschi e foreste, cantavano le loro bellissime canzoni, si nutrivano di cibo semplice, frutti dei loro alberi, miele dei loro boschi e latte dei loro amati animali. Per il cibo e per gli abiti si dava poco da fare, se la cavavano con poco. Conoscevano l'amore e facevano dei figli, ma non ho mai notato segni di quella crudele volontà che colpisce quasi tutti sulla terra, tutti e ciascuno, è l'unica fonte di quasi tutti i peccati dell'umanità. Loro si rallegravano dei figli che nascevano come di nuovi partecipanti alla loro beatitudine. Tra di loro non c'era litigi e non c'era gelosia, non capivano neanche cosa significasse la parola. I loro bambini erano bambini di tutti, perché costituivano tutti una sola famiglia. Non avevano quasi malattie, anche se era la morte.
ma i loro vecchi morivano in pace, come addormentandosi, circondati da persone che li salutavano, benedicendoli, sorridendo loro, accompagnati dai loro chiari sorrisi. In occasioni del genere non ho mai visto dolore o lacrime, cresceva soltanto l'amore e non l'estasi, ma era un'estasi quieta, piena, contemplativa. Si poteva pensare che fossero ancora in contatto con i loro morti anche dopo la loro morte e che l'unione terrena tra di loro non venisse interrotta dalla morte. Quasi non mi capivano quando chiedevo loro della vita eterna, ma evidentemente erano così convinti in maniera inconsapevole che la cosa non poneva per loro nessun problema. Non avevano chiese, ma avevano un'urgente, vitale e ininterrotta unione con il tutto universale. Non avevano una fede, ma sapevano per certo che quando la loro gioia terrena sarebbe alzata ai limiti della natura terrena, allora sarebbe aumentato il loro contatto dei vivi e dei morti con il tutto universale. Aspettavano questo momento con gioia, ma senza fretta, senza paura, e come se lo conoscessero già nei presentimenti del cuore che si raccontavano l'un l'altro. Alla sera, prima di andare a dormire, gli piaceva intonare dei cori chiari e armoniosi. Queste canzoni esprimevano tutte le sensazioni che suscitava in loro la fine del giorno, lo glorificavano e lo salutavano, glorificavano la natura, la terra, il mare, i boschi. Gli piaceva dedicarsi l'un l'altro delle canzoni e si felicitavano l'un l'altro come bambini. Erano canzoni semplici, ma venivano dal cuore e toccavano i cuori. E non solo nelle canzoni, era come se tutta la vita la passassero impegnati soltanto a ammirarsi l'un l'altro. Era una specie di innamoramento reciproco, completo, generale. Alcune delle loro canzoni, solenni e entusiaste, non le capivo quasi per niente. Capivo le parole, ma non sono mai riuscito a penetrarne il significato. Era come se rimanesse inaccessibile alla mia ragione, ma il mio cuore era come se fosse toccato istintivamente, ogni volta di più. Dicevo loro spesso che tutto ciò io prima lo presentivo, che tutta questa gioia e tutta questa gloria mi si era rivelata già sulla nostra terra con una nostalgia così toccante che arrivava delle volte fino a un dolore insopportabile, che io avevo presentito tutti loro e la loro gloria nei sogni del mio cuore e nelle fantasie della mia mente, che io spesso non potevo sulla nostra terra guardare il tramonto del sole senza lacrime, che nel mio odio per gli uomini della nostra terra c'era sempre nostalgia, perché non potevo odiarli, visto che non li amavo, perché non potevo perdonarli, e nel mio amore per loro c'era nostalgia. Perché non potevo amarli, visto che non li odiavo? Mi ascoltavano e vedevo che non avevano idea di quel che dicevo, ma non mi dispiaceva dirglielo. Sapevo che capivano tutta la forza della mia nostalgia per quel che avevo abbandonato. Sì, quando mi guardavano col loro caro sguardo permeato d'amore, quando sentivo che in loro presenza anche il mio cuore diventava così innocente e vero come i loro cuori, allora neanche a me dispiaceva di non capirli. Per la sensazione di pienezza della vita mi mancava il respiro e in silenzio li adoravo. Tutti adesso mi ridono in faccia, ma si curano che in sogno non si possono vedere tutti questi dettagli che adesso io riferisco, che nel mio sogno io devo aver visto, sentito una sensazione generale del mio cuore delirante, che i dettagli li ho composti io stesso dopo che mi sono svegliato. E quando gli ho detto che effettivamente forse è stato proprio così, come mi ha riso in faccia, come si sono divertiti con me. Sì, certo, sono stato sopraffatto dalla sensazione di quel sogno e lei soltanto è rimasta nel mio cuore, colpito a morte. Perché le immagini e le forme concrete del mio sogno, quelle che io ho visto effettivamente nel corso del mio sogno, erano piene di tanta armonia, erano talmente incantevoli e meravigliose, erano talmente vere che svegliatomi, io, certamente, non ero stato capace di incarnarle con le nostre povere parole, tanto che erano sbiadite nella mia mente, e deve essere così effettivamente, forse io stesso poi, inconsciamente, ero stato costretto a costruire poi i dettagli e naturalmente li avevo deformati, soprattutto a causa del mio desiderio appassionato di riferirli in qualche modo il più presto possibile. Ma come faccio a non credere che tutto questo sia stato davvero? Ed è stato forse mille volte meglio, più chiaro, più gioioso di come lo racconto io. Forse non è stato un sogno, ma non può non esserci stato. Sapete, vi dico un segreto, tutto questo forse non era affatto un sogno.
Perché qui è successa una cosa così, come si può dire, una cosa così terribilmente vera, che non poteva essere un sogno. Ammettiamo che fosse un sogno generato dal mio cuore, ma come ha potuto il mio solo cuore avere la forza di generare quella terribile verità che è successa poi a me? Come avrei potuto astrologarla io da solo o sognarla col mio cuore? Forse il mio piccolo cuore, la mia mente capricciosa, insignificante, potevano arrivare all'altezza di questa rivelazione di felicità. Oh, giudicate voi stessi, io fino adesso l'ho nascosta, ma adesso dirò anche questa verità. Il fatto è che li ho corrotti tutti. Ma è stato possibile? Non lo so, non mi ricordo di preciso. Il sogno è volato attraverso i millenni e ha lasciato in me appena una sensazione del tutto. So solo che la causa del peccato originale ero stato io, come un parassita schifoso, come un atomo della peste che contagia interi stati. Così io ho contagiato con me stesso quella terra che era felice senza peccato prima di me. Avevano imparato a mentire, gli era piaciuta la menzogna, avevano conosciuto la bellezza della menzogna. Oh, questa cosa è cominciata forse in modo innocente, per scherzo, per civetteria, per amore del gioco, da un atomo proprio forse, ma questo atomo di menzogna è penetrato nei loro cuori e gli è piaciuto. Poi in fretta si è generata la lussuria. La lussuria ha generato la gelosia ha generato la crudeltà. Oh, non mi ricordo, ma presto, molto presto, è corso il primo sangue. Mi erano stati stupiti e inorriditi, e avevano cominciato a separarsi, a disunirsi. Erano comparse delle associazioni, ma già l'una contro l'altra. Erano cominciati i rimproveri, le accuse, avevano conosciuto la vergogna e l'avevano innalzata la virtù. Era nato il concetto di onore, ogni associazione aveva alzato la propria bandiera. Avevano cominciato a tormentare gli animali. Gli animali si erano allontanati da loro nei boschi, erano diventati i loro nemici. Era cominciata la lotta per la separazione, per l'isolamento, per l'individuo, per il mio e il tuo. Avevano cominciato a parlare in lingue diverse, avevano conosciuto il dolore e gli era piaciuto il dolore. Bramavano le sofferenze, dicevano che la verità si raggiunge soltanto attraverso la sofferenza. Allora era nata la loro scienza. Quando erano diventati cattivi, hanno cominciato a parlare di fratellanza e di umanità e avevano capito questi concetti. Quando erano diventati dei criminali, avevano inventato la giustizia, avevano prescritto interi codici per conservarle, per far rispettare i codici, avevano innalzato la ghigliottina. Ma appena si ricordavano quello che avevano perso, non volevano neppure credere di essere stati un tempo innocenti e felici. Ridevano perfino della possibile esistenza di quella felicità perduta, dicevano che era un sogno. Non potevano neanche immaginarsela in forme ed immagini. Ma come una strana cosa miracolosa, dopo aver perso ogni fede nella felicità passata, dopo aver detto che era una favola, volevano talmente tanto essere ancora innocenti e felici, che avevano finito per cedere al desiderio del loro cuore, come bambini, avevano deificato questo desiderio, avevano costruito dei templi, avevano cominciato a pregare le loro stesse idee, il loro stesso desiderio, credendo nello stesso tempo nell'impossibilità di realizzarlo, nell'impossibilità della sua attuazione, ma con le lacrime agli occhi lo adoravano e gli si inchinavano. E però, se fosse potuto succedere che tornassero alla condizione innocente e felice che avevano perso, e se qualcuno ad un tratto gli avesse mostrato, gli avesse chiesto se volevano tornare a quella condizione, loro senz'altro avrebbero rifiutato. Mi dicevano d'accordo, siamo falsi, cattivi e ingiusti, lo sappiamo, e piangiamo per questo, e ci tormentiamo per questo, e ci torturiamo, e ci puniamo forse più di come ci punirebbe il giudice misericordioso che ci giudicherà, il cui nome non conosciamo, ma noi abbiamo la scienza, e per mezzo della scienza troveremo ancora la verità, ma la coglieremo consapevolmente. La conoscenza è superiore al sentimento, la coscienza della vita è superiore alla vita. La conoscenza ci darà la saggezza ci svelerà le leggi e la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità. Ecco cosa dicevano. E dopo aver detto queste parole, ognuno amava se stesso più degli altri e non poteva fare diversamente.
Tutti erano talmente gelosi della propria personalità che con tutte le loro forze cercavano solo di abbassare, di sminuire quella degli altri, e a questo dedicavano la propria vita. Era parsa la schiavitù, era parsa anche la schiavitù volontaria. I deboli si sottomettevano volentieri ai più forti solo perché questi gli aiutassero a opprimere i più deboli di loro. Erano apparsi i giusti, che erano arrivati da loro con le lacrime agli occhi, avevano parlato loro della loro superbia, della perdita della misura e dell'armonia, del fatto che non avevano vergogna. Avevano riso dei giusti e li avevano lapidati. Del sangue sacro era corso sulle soglie dei templi. Però erano comparsi degli uomini che avevano cominciato a ragionare su come fosse possibile riunirsi di nuovo in modo che, senza che ciascuno smettesse di amare se stesso più degli altri, nello stesso tempo non disturbasse nessuno degli altri e si vivesse così in una società concorde. Erano nate le vere e proprie guerre per questa idea. Tutti i combattenti credevano fermamente nello stesso tempo che la scienza, la saggezza e l'istinto di conservazione avrebbero costretto alla fine gli uomini a unirsi in una società concorde e che però per il momento, per affrontare le cose, i saggi si dovevano sforzare di sterminare tutti i non saggi che non capivano la loro idea perché non se ne disturbasse il trionfo. Ma l'istinto di conservazione aveva cominciato presto a impallidire. Erano comparsi degli uomini superbi e degli uomini voluttuosi che volevano tutto o niente. Per ottenere tutto si faceva ricorso al crimine e, se la cosa non riusciva, al suicidio. Erano comparsi delle religioni con il culto del non essere, dell'autodistruzione in nome della pace eterna nel nulla. Alla fine queste persone si erano stancate dei propri sforzi insensati e sul loro volto era comparsa la sofferenza. E queste persone avevano dichiarato che la sofferenza era bella, dal momento che solo nella sofferenza si trovava il pensiero. Cantavano la sofferenza nelle loro canzoni. Andavo tra di loro, mi torcevo le mani, piangevo per loro, ma li amavo forse più di prima, quando sui loro volti non c'era ancora la sofferenza, quando erano innocenti e così belli. E amavo la terra che avevano profanato ancora di più di quando era un paradiso, proprio per il fatto che su di lei era apparso il dolore. Purtroppo io ho sempre amato il dolore e la sofferenza, ma solo per me, e per loro piangevo, li compativo. Tendevo loro le braccia, disperato, accusandomi, maledicendomi e disprezzandomi. Dicevo loro che tutto questo l'avevo fatto io, solo io, che gli avevo portato io questa corruzione, questo contagio, questa menzogna. E li avevo supplicati di inchiodarmi sulla croce, e gli avevo insegnato come fare una croce. Io non potevo, non avevo la forza di uccidermi, ma volevo prendere su di me le loro sofferenze, bramavo le sofferenze, bramavo che su queste sofferenze fosse versato il mio sangue fino all'ultima goccia. E loro avevano riso di me, e avevano finito per considerarmi un mentecatto. Mi giustificavano, dicevano di aver avuto ciò che volevano e che tutto quel che stava succedendo non poteva non succedere. Alla fine mi hanno avvisato che stavo diventando pericoloso per loro, e che mi avrebbero chiuso in manicomio se non avessi taciuto. Allora la sofferenza era entrata nella mia anima con tanta forza che mi stringeva il cuore. Io sentivo che stavo per morire. È stato in quel momento... Beh, è stato in quel momento che mi sono svegliato. Era già mattina, cioè non si era ancora fatto giorno, ma erano più o meno le 5. Ero svegliato su quella stessa poltrona, la mia candela era bruciata tutta, la capitano dormivano e intorno c'era un silenzio che nel nostro appartamento era raro. Per prima cosa ero saltato su più stupefatto che mai, non mi era mai successo una cosa del genere, nemmeno nelle minuzie e nei dettagli, non mi ero mai addormentato per esempio così in poltrona. Allora ad un tratto, mentre mi alzavo in piedi e tornavo in me, ad un tratto mi era balenata davanti la mia rivoltella pronta, carica, l'avevo subito allontanata da me. Adesso vita, vita. Avevo alzato le braccia, avevo fatto appello all'eterna verità, cioè non avevo fatto appello, ero scoppiata a piangere. L'estasi, un'estasi smisurata innalzava tutto il mio essere. Sì, vita e predicazione. Di predicare l'ho deciso in quel primo istante, sarebbe stato naturalmente per tutta la vita. Sarei andato a predicare, volevo predicare che cosa? La verità, perché io l'ho vista con i miei occhi in tutta la sua gloria. E così è da allora che predico. E a parte quello, voglio bene a tutti, a quelli che mi prendono in giro più di tutti. Perché sia così, non lo so, non so spiegarlo, ma va bene così. Dicono che anche adesso mi perdo, e che se mi perdo già adesso più avanti cosa farò?
la pura verità, mi perdo e più avanti forse sarà ancora peggio e naturalmente mi perderò qualche altra volta prima di trovare modo di predicare, vale a dire con quali parole, con quali azioni, perché è una cosa molto difficile. Lo vedo già adesso tutto questo, chiaro come il giorno, ma ascoltate, chi è che non si perde? Intanto però tutti vanno verso la stessa meta, perlomeno tutti tendono alla stessa meta, dal saggio all'ultimo brigante, sono per strade diverse. Questa è una vecchia verità, ma ecco cosa c'è di nuovo. Io non mi posso perdere molto, perché io ho visto la verità, l'ho vista e so che gli uomini possono essere bellissimi e felici, senza perdere la capacità di vivere sulla terra. Io non voglio e non posso credere che il male sia la condizione normale dell'uomo. Eppure ridono proprio di questa mia fede. Ma come faccio a non credere? Ho visto la verità, non una verità inventata dalla mia mente. L'ho vista e la sua immagine viva ha riempito la mia anima per sempre. L'ho vista con una pienezza così assoluta che non posso credere che non possa abitare gli uomini. E allora come faccio a farò delle deviazioni, certamente qualche volta parlerò anche forse con le parole degli altri, ma non a lungo. L'immagine viva di quello che ho visto sarà sempre con me e mi correggerà e guiderà sempre. Oh, io sono forte, io sono fresco, io cammino, cammino, forse pure per 1000 anni, sapete? Io avrei voluto anche nascondere all'inizio che li ho corrotti tutti, ma questo sarebbe stato un errore. Ecco, già il primo errore, ma la verità mi ha sussurrato che mentivo e mi ha protetto e guidato. Ma come costruire il paradiso non lo so, perché non sono capace di renderlo a parole. Dopo il mio sogno avevo perso la parola, perlomeno le parole più importanti, le più necessarie. Ma pace, io vado avanti, parlo instancabilmente, perché io comunque ho visto con i miei occhi, anche se non sono capace di raccontare quello che ho visto. Ma questi mattacchioni non capiscono, è stato un sogno, dicono un delirio, un'allucinazione. Accidenti, che saggezza. E sono così fieri, un sogno. E cos'è un sogno? La nostra vita non è forse un sogno? Direi di più. Ammettiamo che non si realizzi mai, che non ci sia mai il paradiso. Io questo ormai lo capisco. Ma io continuo a predicare lo stesso. E tra l'altro è così semplice, in un solo giorno, in una sola ora, tutto si potrebbe sistemare. L'importante è amare gli altri come se stessi. Ecco cos'è importante, questo è tutto, non c'è bisogno assolutamente di nient'altro, saprai subito come organizzarti. E tra l'altro questa è solo la vecchia verità, che è stata ripetuta, è stata letta miliardi di volte e che però non si è ancora realizzata. La coscienza della vita è superiore alla vita, la conoscenza delle leggi della felicità è superiore alla felicità. Ecco quello contro cui bisogna combattere e io combatterò. Se solo tutti lo volessero, si sistemerebbe tutto subito. E quella ragazzina l'ho trovata.